Chiuderà questa sessione pomeridiana l'intervento di Pierre Jacquard. Pierre Jacquard prima di tutto è un collega perché fa parte del gruppo di lavoro del progetto Vela, come sinteticamente lo stiamo chiamando. Pierre Jacquard è un giovane restauratore formato in Sursee. Si è formato come restauratore di dipinti murali in materiale da fide e anche gessi, e proprio sui gessi sta, diciamo, trovando una prolifica attività come professionista, tant'è vero appunto che è diciamo, il restauratore del Museo Vela. E quindi Pierre ci racconterà le vicende dell'intervento conservativo che ha realizzato su questo straordinario oggetto, ormai rarissimo, appunto, che è il modello del monumento Manin. Non dico altro perché Pierre ci dirà e ci farà vedere molte cose interessanti. Vai. Benissimo, grazie. Eh sì, io cercherò di essere abbastanza breve, ma faccio un intervento in cui voglio condividere con voi quello che è stato l'intervento di restauro su questo oggetto ritrovato, e condividerlo perché io sono qua da poco tempo, ma c'è persone che studiano vela da molto più tempo di me, quindi per me è stata una responsabilità, un onore poterci lavorare, essere, diciamo, il primo a toccarlo. Però sicuramente per voi vedere questo modello ritornato e rientrato in collezione deve essere qualcosa di ancora più forte. Partirei dal fatto che il progetto parte dall'osservazione di queste fotografie storiche. Il bozzetto realizzato da Vincenzo Vela viene realizzato nel 1870 per un concorso istituito dal municipio di Venezia, dove inizialmente Vincenzo Vela sembrerebbe essere che sarà l'autore di questo monumento, e poi per una serie di vicende, soprattutto legate al suo concetto di scultura, dove lui pone Daniele Menin, che esce dal carcere, è stato su una sedia dal popolo veneziano, quindi, come ha detto bene Giannamina prima, da un marinaio, da un ostenale, suscita un po' delle ampie critiche su quello che era il concetto, che viene valutato come più diciamo, una rivoluzione più proletaria, più del popolo, rispetto a che una rivoluzione portata dalla classe aristocratica, quindi dalla politica. Fino al 2021, qui al Museo Vela e all'Archivio di Berna, noi conosciamo di questo bozzetto la sua forma e il suo come era realizzato solamente attraverso alcune fotografie storiche. Adesso cerco di raccontare un po' quello che è un po' un romanzo, diciamo, perché nel 2000 20, nell'inverno del 2020, siamo a fine 2020, arriva una segnalazione al Museo Vela da un certo Pietro Mandich, che è un negoziante di Venezia, che appunto scrive che da 75 anni loro possiedono un bozzetto, probabilmente, diceva il padre di questo Pietro Mandich, appartenente, cioè realizzato da Vincenzo Vela proprio per il monumento a Daniele Manin. Quindi da questa segnalazione parte arriva una fotografia in cui il modello è ovviamente in pessimo stato, anche appunto già il signor Pietro Mandich menziona che i due leoni sono andati distrutti, anche se in origine erano presenti, che è in pessimo stato, che alcune parti sono mancanti. E, diciamo, nell'inverno invece 2021, intorno a gennaio, viene autentificata l'originalità di questo modello e poi viene rimpatriato a Livornetto. Questo è quello che noi troviamo, quindi il modello arriva in una cassa qua a Livornetto e qui è iniziato un discorso entusiasmante per me come conservatore, per Giannamina, per la direzione del museo, ed è un restauro, un tema che ci ha coinvolti per gli ultimi circa. Il modello è stato finito qualche settimana fa, quindi è un progetto che è durato circa 2 anni. Quindi quando è arrivato questo modello in collezione erano evidenti le parti mancanti, mancava la base completamente, i leoni come menzionati dal signor Mendi, e noi ci siamo subito interrogati
su che destino avrà questo modello. Quindi adesso faccio una breve digressione su quello che è la tecnica esecutiva del modello per poi vedere veramente in che stato è arrivato a noi. Nell'ambito del progetto di cui ha discusso Elizabeth Banshee poc'anzi, da alcune analisi eseguite presso l'ospedale di Mendrisio è possibile determinare che il modello in gesso realizzato pieno, con una colata piena, come vediamo dalla TAC, l'immagine di sinistra, in più colate, vediamo diversi strati di colata e in particolare indicanti dalle frecce abbiamo una frattura netta sul collo dell'arsenale e da una freccia che si vede forse poco, ma verso la parte centrale del panneggio cioè abbiamo una parte più chiara che dall'esperienza che esce da questo progetto possiamo dire anche dall'osservazione post restauro che questa parte di gesso non è stata eseguita per colata ma è stata lavorata a fresco, per questo ha una densità diversa. Sempre all'ospedale è stata fatta anche una radiografia che ci mostra il modello con la sua armatura, che in questo caso è un filo d'ottone dall'analisi XRF eseguita, e quindi è una specie di matassa di filo d'ottone sulla base e poi abbiamo alcuni fili negli arti principali che probabilmente collegavano anche alcune delle parti mancanti. Quindi, tornando a come arriva il modello al Museo Vela, evidenti parti mancanti, non c'è un fenomeno di degrado, un meccanismo di degrado attivo, essenzialmente quello che noi vediamo è un modello mutilo di tante parti e la cosa, diciamo, più importante è che è stato ricoperto da diversi strati di imbiancatura, quindi che hanno modificato la leggibilità della superficie. Almeno tre interventi si possono distinguere ad occhio nudo, e questi insieme, tutti questi strati, arrivano a spessori che veramente modificano la fisionomia dell'oggetto in modo molto importante. Quindi la prima domanda che ci si è posti, prima ancora di pensare dove lo collocheremo, è dirsi noi possiamo arrivare alla superficie originale oppure no? Come? Se c'è un metodo tecnico che ci permette di rimuovere questi strati finali oppure se purtroppo non possiamo arrivare fino a lì. Qui ci sono alcune altre immagini che illustrano più o meno lo stato in cui si trovava questo oggetto. Prima di parlare in dettaglio di questi strati, perché poi forse me ne dimentico alla fine, tra l'altro, questo modello è stato ritrovato a Venezia, è stato ricoperto da più strati di pittura, ma il restauro ha recuperato una superficie ben conservata, nonostante tutto. E probabilmente questi strati, che di fondo sono degli interventi banali di imbiancatura, dobbiamo vederli comunque come interventi che hanno salvato la nostra opera, perché probabilmente se non fossero stati applicati questi strati di pittura, io mi immagino con l'umidità o anche semplici spostamenti, le superfici sarebbero sicuramente rovinate maggiormente. E noi abbiamo la fortuna che questo oggetto è stato ritrovato in un periodo recente in cui vediamo le tecniche di pulitura impiegate sono strumentazioni moderne. Qui abbiamo ancora un altro dettaglio e poi veniamo un po' a quello che è il dettaglio di questi tre strati di ridipintura che sono tutti e tre bianchi, quindi difficilmente forse distinguibile a occhio nudo, ma in fotografia tecnica sotto diverse fonti di illuminazione questi tre strati pittorici assumono un aspetto veramente diverso. Qua vediamo in infrarosso falso colore, abbiamo quasi una mappatura di questi tre strati di ridipintura che ci permette di determinare la stratigrafia di ridipinture che ricopriva il modello, in particolare sopra la superficie originale del gesso che è stata determinata grazie a, si vedeva un ampio e spesso strato di deposito nero-grigio e sotto questa sapevamo che c'era, è stato possibile capire che quella era la superficie originale e sopra questo strato di deposito c'erano questi tre strati di biancatura che quindi abbiamo considerato non originali. Il primo strato, qua indicato in viola, che assume questo colore viola in infrarosso falso colore, è uno strato molto sottile, steso in modo omogeneo, quasi su tutto il modello, quasi un intervento di biancatura abbastanza raffinato, a base di un legante proteico e con pigmento bianco di zinco. Gli altri due strati, adesso non sto a entrare nel dettaglio, invece questo primo strato è molto sottile, stiamo parlando di pochi micron, mentre
i due strati successivi, che sono a base di gesso, gesso e calce, in uno c'è anche bianco di taglio, uno a circa 4 mm e l'altro 2 mm, quindi insieme nelle parti in cui questi sono applicati insieme in maniera veramente rustica, diciamo, arriviamo fino a uno spessore di 6-7 mm, quindi veramente andiamo a perdere quello che era la superficie originale. Quindi arriviamo all'intervento di pulitura, quindi dopo una lunga serie di prove si è cercato di capire come possiamo andare a rimuovere questi strati di ridipintura per raggiungere la superficie originale. I primi due pacchetti, diciamo il pacchetto più grosso che creava questa, che deformava la leggibilità dell'opera, è molto simile dal punto di vista chimico, mentre il terzo, più fine, è diverso. Quindi la prima cosa, dopo diverse prove, è stato capire come rimuovere questi due strati. Ebbene, questi due strati sono stati rimossi essenzialmente meccanicamente a secco, dopo anche aver fatto diverse prove chimiche e altre. Sono stati rimossi con degli ablatori a ultrasuoni, questi che tipicamente si usa dal dentista, dei micromartelletti, dei bisturi, ed è stata un'operazione che consapevolmente c'è un rischio di danno, quindi si cercava di usare lo strato sotto, questo strato di pintura a base di proteico, che invece era più sottile ma molto più rigido, come strato di intervento, quindi cercare di appoggiarsi su questo strato qua come strato di sicurezza. Quindi il primo lavoro è stata proprio la rimozione di questi due strati pittorici, è stato fatto con questi mezzi meccanici a secco, inizialmente un leggero inumidimento della superficie di questi due strati molto spessi che assorbono acqua, mentre quest'ultimo strato non l'assorbe, quindi in alcuni casi si riusciva ad inumidire leggermente i due primi strati di ripintura e poi andare a scalzarli dall'ultimo che reagiva meno con l'acqua. Dalle prove più estese invece, questo era dalle piccole prove, invece dalle prove più estese poi si è visto che anche questo strato che sembrava omogeneo in alcune parti era inesistente e quindi l'inumidimento andava a bagnare anche il nostro supporto in gesso e il nostro intervento diventa difficilmente controllabile. Quindi si è preferito procedere a secco. Una volta rimossi i primi due strati di ripintura si è posto il problema di rimuovere l'ultimo, che meccanicamente risultava impossibile, anche con metodi chimici risultava che la superficie si andava a danneggiare troppo e nella strumentazione laser si è trovata la soluzione, questo anche con diciamo, l'uso del laser per la pulitura del gesso è ormai un uso consolidato nell'ambito del restauro e nel nostro piccolo anche appunto la collega che ha parlato prima ha fatto una sua tesi master su un restauro di un modello in gesso qui in Ticino che si era usato questa tecnica anche per la pulitura e la rimozione di strati di pintura. In questo caso vediamo questo laser che è questo laser e vediamo nelle tre parti prima, durante e dopo la pulitura col laser che ha permesso la rimozione sia dello strato pittorico che del deposito di polveri, di nero che stava sulla superficie, quindi riusciva a agire veramente forte su questo nero e il gesso si riusciva veramente ad arrivare a essere molto selettivi sulla superficie. E quindi questo è stato un caso studio, diciamo, che si prestava ad hoc per questa tecnica. Qui vediamo un altro dettaglio della pulitura laser dove si vanno a rimuovere l'ultimo strato pittorico che nonostante fosse molto sottile, in alcuni casi causa polvere o tipo di applicazione comunque provocava una deformazione della superficie. Qui vediamo nuovamente i tre passaggi che ci hanno portato quindi a recuperare, vediamo che cambia molto la fisionomia anche dei personaggi e quindi diciamo il grosso del lavoro di restauro eseguito era questa pulitura per arrivare essenzialmente a recuperare la superficie originale. Sotto l'ultima ridipintura si è notato che ci sono altri interventi di riparazione, ad esempio un'importante riparazione sulla base, metà del basamento del manin, metà diciamo la metà destra è stata praticamente rifatta ed era sotto lo strato di deposito, quindi e quest'ultimo strato di ripintura, quindi noi non possiamo dire se questa è una riparazione originale o comunque qualcosa di fine 800, comunque una cosa diciamo storica e
comunque adesso entra a far parte del modello, perché il basamento adesso è un restauro fatto bene, diciamo, un'integrazione ben fatta, non dà alcun fastidio, e la sua estensione comunque ha consolidato e ha permesso di arrivare al modello fino a noi. Quindi terminata la pulitura, che è stato l'aspetto principale, diciamo l'aspetto di cui ci siamo occupati, la domanda a cui siamo riusciti a rispondere. La seconda domanda, che invece forse più complicata e anche nella prassi del restauro è la più discussa, è la reintegrazione. Quindi noi questo modello l'abbiamo pulito, la superficie l'abbiamo pulita, ma come vogliamo presentarlo al pubblico è stato un tema in cui, soprattutto con Giannamina e anche con il signor Rustab, che oggi non è presente, ma che è stato quello che è andato a Venezia di fondo a autentificare il modello. Quindi noi come vogliamo presentarlo? Conosciamo la sua forma completa dalle fotografie storiche, avremmo potuto presentarlo anche così, quindi con le sue parti mutile, semplicemente esponendo le fotografie storiche. Io di fondo come conservatore inizialmente ero anche forse abbastanza in questa direzione, poi una discussione che è durata un periodo abbastanza lungo. Se dal punto di vista conservativo dell'opera stessa non c'era un bisogno di ricostruire, dal punto di vista invece del significato dell'opera stessa, questo braccio di Daniela Manin è quello che fa la scultura, sia dal punto di vista tecnico, di complessità di realizzazione, che anche dal punto di vista proprio del significato di Manin che parla al popolo, e anche dell'arsenale c'è questo fucile mancante, che anche questo simbolicamente molto importante. E quindi ci si è posti, sì, se andiamo a ricostruire, come lo ricostruiamo? Questa è entrata un po', diciamo, quindi si è iniziato a capire, sì, ricostruiamo, ma come lo ricostruiamo? E proprio nelle fotografie storiche, con la collaborazione di Mattia Mercante, restauratore specializzato in 3D che lavora a Firenze, abbiamo eseguito dapprima una scansione del nostro modello con gli arti e le parti mancanti. È stato fatto poi un rilievo sia del basamento con le sue misure per capire quale fosse l'opzione anche di presentazione, come potevamo esporlo e presentarlo alla fine dei lavori, con l'idea comunque di esporlo in esposizione permanente. Questa era una cosa centrale comunque nel restauro, perché un'integrazione, comunque un intervento importante, noi abbiamo detto procediamo col senso di poterlo esporre in permanente, se fosse vicino dei depositi forse ci si poteva fermare anche a questo punto, invece abbiamo deciso di procedere. Quindi le parti mancanti modellate, proprio a partire grazie a queste fotografie storiche, che sono tre fotografie, mi sembra tre, forse ce n'è anche qualcuna in più, però ci abbiamo la mano e le parti mancanti sotto diverse ancorazioni, quindi sono state ricostruite in 3D, usando in questo caso, diciamo, per le due parti principali che sono state ricostruite, principalmente per il significato, poi abbiamo due ricostruzioni più piccole invece che erano piuttosto un disturbo estetico, soprattutto per questa punta di piede del Manin e il piede destro del marinaio, quindi hanno due, diciamo, concetti di ricostruzione leggermente differenti. Ad esempio, per la ricostruzione del fucile non è stato modellato semplicemente in 3D, ma si è andati in armeria qua in deposito, perché ci sono presenti dei fucili, abbiamo individuato il fucile più simile, si è fatta una scansione di questo e poi è stato poi modificato per adattarlo a quella che era la superficie del bozzetto. Gli elementi in resina sono stati poi stampati e patinati, quindi a colore del gesso. Qui un tema era la ricostruzione va fatta in 3D, si possono fare queste stampe in resina, ci si è interrogati sulla compatibilità di queste resine con un modello in gesso, oppure se dovevamo fare dei calchi e riprodurre dei gessi. In questo caso non c'è un particolare problema di compatibilità, anzi si rendono ancora più distinguibili queste parti. La ricostruzione che abbiamo fatto è volontariamente, deve essere distinguibile, quindi è stata ben documentata e anche nelle sale potrà essere spiegato in modo molto chiaro. Le parti ricostruite attualmente, poi si potrà vedere sul modello, sono a tono con la fessura dell'attaccatura visibile, sono state rincollate con dei punti di adesivo acrilico che volendo si potrebbe andare a rimuovere con una semplice iniezione di diluente all'interno di queste fessure. Sono a tono attualmente perché
siamo in questa sala, probabilmente destinato a una sala vicino a Napoleone, quindi l'ultima regolazione di questa, della superficie, del colore dell'integrazione verrà fatta con l'illuminazione definitiva. L'idea è di restare leggermente sottotono, ma comunque che non disturbi la vista insieme dell'opera. E quindi questa è la soluzione che abbiamo trovato alla fine. Il basamento è stato un tema, perché inizialmente si pensava di ricostruirlo tutto, poi anche per limiti legati allo spazio dell'esposizione si è deciso di evocarne solo una parte, e in particolare il colore è stato anche un tema, perché questo basamento è stato ricostruito da Falina Maria Bernasconi di Novazzano. Noi il colore è un basamento nuovo, che è pulito, preciso, e il colore è una cosa che noi possiamo modificare. Se il resto non possiamo modificarlo, il basamento è una cosa in cui il colore può essere scelto. Dal carteggio è stato un tema interessante, perché quando Vela insieme a mandare, quando manda il bozzetto a Venezia, dice anche, c'è una lettera di presentazione di questo, di quest'opera, in cui dice l'opera sarà in marmo di Rovaccione mentre il basamento sarà in bianco di Verona. Quindi possiamo immaginarci che in origine doveva essere tutto più chiaro, più bianco quest'opera. Adesso, dopo il restauro, sia dalla pulitura e i depositi, adesso la superficie del modello è leggermente più gialla, quindi noi dobbiamo un po' adattarci a questa situazione. E quindi questo è quello che noi si vuol proporre, se arrivati al termine del restauro, che se è trovata questa soluzione, che secondo me alla fine permette a Manin di tornare a parlare al pubblico che verrà a visitare il museo e verrà riesposta in collezione permanente. Grazie. Non c'è stato bisogno della campanella questa volta. Non c'è stato, ma l'ho preso male perché ero preparato e poi dopo è passato di meno. Grazie per quello che trovo particolarmente intrigante, il fatto che si sia usata una tecnica fotografica che era all'epoca di Vela una tecnica, diciamo, appena nuova, si sia usata questa tecnica con una tecnica che oggi è altrettanto nuova, quella della scansione 3D, per fare le ricostruzioni di queste parti mancanti. Questo è proprio un aspetto... No? Poi una corrispondenza di queste ricostruzioni 3D, che possiamo vederla come una tecnologia molto nuova. È chiaro che modellarle sul modello sarebbe stata una cosa un po' sì complicata, più artistica che più di restauro, diciamo. Quindi no, la corrispondenza di queste parti, anche l'aggancio di queste parti è estremamente preciso, quindi permette di eseguire un intervento molto più pulito. Però la domanda che io almeno volevo fare a Pierre, che appunto conosce così bene tutti gli altri modelli del museo, in realtà questo è un modello, insomma, bozzetto abbastanza particolare, perché appunto sostanzialmente non è mai stato restaurato. E quindi ecco, da un lato una grande responsabilità, dall'altro appunto tante informazioni nuove, no? Tante informazioni anche diverse. Sì, 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 no. E poi soprattutto che, diciamo, il restauro di questo bozzetto è andato lateralmente a quello che era il progetto presentato prima, quindi anche molte delle analisi eseguite hanno permesso di migliorare l'intervento di restauro, di capire meglio questi tipi di stati pittorici, di pinture. In particolare interessante... E quello mi sembrava interessante, quello dell'attack. Se andiamo a rivedere l'attack... Tra l'altro c'è qui anche l'autore della sì, del tecnico dell'ospedale che siamo riusciti a coinvolgere in questa avventura. Infatti era molto, quando siamo andati con le opere in ospedale, insomma, erano dei pazienti un po' insoliti. Più tranquilli del comunque stavano fermi, diciamo, no? Perché quando si fa l'attacco il problema per i tecnici è quello che il soggetto non sta mai fermo. Questo stavano fermi. Sì, sì, sì. Sì, in questa parte appunto si è detto che nella parte centrale del panneggio c'è questa parte più chiara, sì, che anche post restauro, adesso è esposto così ma poi si può andare dietro a vedere, è una parte
lavorata a fresco, quindi lavorata successivamente alla formatura. Anche questo, come altre opere, quasi tutte le opere, è stata formata a forma persa, con una camicia di colore bianco. E questa parte invece è stata aggiunta dopo la formatura, quindi lavorata col gesso impastato fresco, e quindi ci si interroga poi su questo gesso, si parlava di questo tema. È stato lavorato fresco perché? Perché in questa parte, immaginiamo un modello che sostiene un peso importante, perché Vela la prevede in marmo con i soggetti, con le figure alte 2,15 m, quindi con manine arriveremo tranquillamente a 3 metri. Lui è sorretto su una sedia con i pistonaggi con i piedi liberi, quindi sembrerebbe che lui aggiunge del materiale dietro nel panneggio. Questo potrebbe essere per aumentare la tenuta della struttura, oppure anche si ipotizza anche potrebbe aver facilitato il lavoro del formatore, questa potrebbe essere un'opzione. Comunque lui lo lavora dopo, noi non possiamo dire perché lo lavora dopo, possiamo fare tante ipotesi e questo secondo me è molto interessante. Una particolarità di questo bozzetto rispetto agli altri che ci sono qui è che è un bozzetto di presentazione dell'opera, che sono quei bozzetti destinati al committente, che quindi per la maggior parte non sono rimasti nello studio di Vela, come non so, il Correggio che c'è a Correggio, è un bozzetto definitivo di presentazione dell'opera. Forse il Garibaldi a cavallo che c'è qua era un bozzetto di presentazione, o il Vittorio Emanuele che poi lui ha ritirato dopo i concorsi. E quindi erano dei bozzetti che avevano una funzione diversa. Sì. Di solito le altre opere piccole che ci sono qua sono anche di esecuzione più rapida, più veloce. Questo deve dare l'idea dell'opera finita. Un'ipotesi anche per l'integrazione posteriore è che servisse lasciare uno spazio per montare, doveva spedirlo a Venezia, per montare un perno che lo tenesse legato al basamento, e quindi si fosse lasciato aperto uno spazio per mettere una vite che poi era dietro, l'ha anche stuccato in una forma più rapida, ecco. Di queste opere proprio non abbiamo tante prove, perché spesso sono andate perdute, mentre gli altri bozzetti che ci sono qua sono bozzetti preparatori. È interessante che invece di questo tipo di opere abbiamo, il Brunswick è un bozzetto di presentazione, abbiamo tante foto. Se Vela non avesse usato la fotografia facendo sempre più di una ripresa, non si sarebbe potuta fare, se avesse fatto solo una fotografia frontale come facevano tutti, si sarebbe dovuta riscolpire il braccio, si sarebbe probabilmente fermato. Invece quest'idea di fotografarlo da più lati è molto avanti. Sì, anche in questo senso, il bozzetto, appunto, io questo nell'introduzione ho dimenticato di dirlo, perché in parte si era già stato detto, poi appunto lui manda a Venezia questo bozzetto e lo fa accompagnare da Antonio Soldini, che è incaricato eventualmente di scoprirlo dalla cassa e di riparare eventuali parti. Oltre, non sapevo, forse anche questo braccio è rotto, magari doveva il braccio era smontato. Potrebbe darsi anche che la riparazione sia proprio di questo periodo. E poi alla fine questa vicenda, che è ben descritta nel carteggio e anche dai commenti appunto del signor Zanchetti, che non sto adesso a dire tutto, però anche lì il romanzo si estende ancora, perché lui alla fine non viene incaricato di fare il monumento che viene poi realizzato da Luigi Borro nel 75, e questo bozzetto poi lui lo regala a questo suo amico giornalista Carlo Pisani, e sappiamo che fino al 1891 questo rimane in uno studio di un giornale veneziano, se non erro, e quindi il suo amico che ha cercato di sostenerlo nella promozione di Vela per eseguire il monumento, alla fine lui dice no, tieni l'hotel, voleva mandarlo, e poi la dinamica va avanti. Ma anche in questo senso la fotografia, queste tre fotografie, sicuramente lui, se avesse preso l'incarico, come ci sono lettere anche per l'Elvezia o altre opere, il bozzetto se lo sarebbe fatto restituire. Era un modello di presentazione, ma lui gli serviva questo modello di presentazione per realizzare il modello in scala 1:1. Certo. Quindi anche queste fotografie sicuramente erano, potrebbero anche mettersi in cassaforte un po' quello che è il tuo concetto di opera, perché non sai come ritorna, quindi c'è sempre un po' un'incognita, lui un documento ce l'ha.
C'era una domanda di Cecilia? Sì, allora, sì. Avete ricostruito le parti mancanti tramite le foto. Sì. E perché non avete ricostruito le parti mancanti tramite l'esecuzione del modello, facendo le scansioni e diminuendo in scala? Perché non è, questo non l'ho detto io, perché appunto il modello non è mai stato realizzato. Lui fa solo un bozzetto. Sì, sì, sì. No, esiste solo questo bozzetto. Sono io che nell'introduzione non ho detto tutto. Sì. Perché poi appunto l'opera non verrà mai fatta. No, sono io che ho dimenticato di spiegare. Sì. Però appunto il fatto che ci sia questa parte modellata direttamente con il gesso, che è abbastanza rara, no? per le cose che abbiamo visto, quindi anche questo, lui aveva poca dimestichezza con questa lavorazione. Ci sono alcuni dettagli. Perché in Creta è più semplice, viene meglio. Sì. Però appunto questi strati, adesso poi ci sarà l'aperitivo. Però chissà, quindi, magari guardando i Cavour, queste cose si vede che ci sono dei punti stuccati. Sì, esattamente. Ecco, questo che mi viene in mente adesso, in realtà, dove c'è l'attaccatura alla base di questo fucile, c'era un materiale blu, di colore blu, dall'aspetto ceroso, che potrebbe essere, si ritrova in diverse opere, diciamo che nei bozzetti del Cavour, in alcune mani sono state lavorate con questo materiale che potrebbe essere una cera, o anche in Francia, appunto a monumento Josephine Dufresne, c'è una parte della corona di in marmo, della corona di fiori che ha sulla testa, dove uno di questi fiori è stato ricollocato con questo materiale. Quindi non è che materiali usati per la riparazione, una specie di E vorrei aggiungere un'altra cosa. Il professore ha detto che i generi modelli andavano persi. Questo era andato perso. Per 65-70 erano dati. Torniamo alla direttrice di questo museo, perché alla fine è anche importante rendere visibili gli autori di queste opere per svegliare poi qualche interesse. Qualche cane dormiente che dice: ma guarda un po', io ho questo bozzetto, chissà, ho letto, forse ho saputo, è una cosa importante. Sì, questo è un ottimo lavoro da parte del museo, no? Per far conoscere le opere. Perché era solo queste segnalazioni sono avvenute intorno a questo bicentenario, perché per una decina, più decina d'anni sono arrivati dei disegni. Sì. Non si capisce niente. Ma forse puoi chiudere la sessione, sì, così, sì. Sì, queste segnalazioni sono giustamente arrivate intorno alla preparazione del bicentenario, dunque quando si è parlato più volte di questo progetto di, diciamo, quasi esemplare di una mostra temporanea che andava a completare la mostra permanente, che ponesse interrogativi sull'utilizzo della fotografia, su nuovi bozzetti, dunque sono arrivate queste segnalazioni e con questo incoraggio infatti cioè la durata in un'istituzione, i frutti della durata sono anche questi, no? di saper cogliere o anche di incanalare un certo tipo di informazione che poi porta, per esempio, a queste straordinarie recuperi di cui non possiamo che essere molto contenti. E penso che avvicinarsi al bozzetto adesso, oltre che a sgranchire le gambe, ci dia la possibilità di verificare o anche di manifestare un altro parere rispetto a una scelta che è stata un po' in controtendenza, quella cioè di recuperare all'interno di una collezione integra. Perché noi partiamo da una collezione sostanzialmente integra. Vela ha fatto di tutto affinché venisse tramandato un patrimonio integro. Le opere sono state smembrate nel trasporto da Torino a qua. Bisogna immaginarsi questa roba, incluso l'alfiere e vatta la pesca. Dunque, in una collezione integra, un pezzo che è fondamentale per comprendere aspetti della poetica e dell'impegno civile di Vela, perché quello coniuga un po' come altre opere, come Le vittime del lavoro, tutto un percorso. Ecco, a noi è sembrato fosse importante dare l'integrità leggibile, perché poi le suture sono visibili. Abbiamo rinunciato a ricostruire i leoni,
quello ci sarebbe sembrato veramente, ne abbiamo discusso a lungo, eccessivo, i pilastrini, cioè c'è un limite, però in questo caso l'espressività di Manin che ricorda quella di Piola, l'arringa di Bertani con questa eloquenza, grazie, ci pareva completa soltanto con questa, con questo gesto che poi si rivolge anche a noi. Ma sì, ultima cosa per chiudere, appunto un'altra cosa che ci ha portato a dare per la ricostruzione è il fatto che questi tre strati di ridipintura hanno portato veramente bene la superficie. Il recupero di questa superficie, che all'inizio era un po' ignoto, ci ha portato a recuperare una superficie praticamente, non dico perfetta, ma veramente molto integra. Quindi era mutilo, ma non era degradato. Una superficie degradata, un oggetto. Magari saremmo dovuti essere più pragmatici di dire questo si vede che è più vissuto dal tempo, mentre essenzialmente era praticamente perfetto. Quindi... Sì. Bene. Oh, ancora? Sì. Permettetemi solo una piccola osservazione, perché volevo sottolineare ovviamente il sopravvalore assoluto di questo progetto, di questa cooperazione tra il Museo Vela, la SUCSI, evidentemente anche l'IOC, perché il gesto storico, soprattutto il gesto come una media artistica, veramente il più importante, soffre ancora oggi di un pregiudizio estetico fantastico. Al punto che abbiamo citato prima la collezione dei gesti del Metropolitan Museum of Art, che è una delle collezioni più importanti negli Stati Uniti, che è stata venduta all'inizio degli anni 2000 in due vendite a Christie's a New York, quando i gesti storici della collezione passavano da $500 il pezzo. Nessuno lo aveva. Peggio ancora i musei di Berlino, che avevano pezzi del 700, tra di loro, per esempio, un Ercole Farnese, era una comanda dal corpo di San Pietroburgo con l'autorizzazione del Papa Sisto di Pio VI, scusatemi, a Caterina II, di tirare proprio una copia storica diretta sull'originale, cosa assolutamente stupenda, per cui la collezione di San Pietroburgo aveva inizialmente il gesto più vicino allo stampo del 1672 a Roma, mai effettuata, e poi dopo è stata cambiata in uno scambio per una statua di uno a San Pietroburgo, la Diana passava a San Pietroburgo, l'Ercole arriva alla svolta, iniziava a entrare nella collezione dei gesti dell'Università di Jena, dove è stato studiato anche da Herder, anche da Goethe. Inizialmente è stato trasferito dopo l'unificazione nel deposito generale dei musei di Berlino, dove il presidente, ma anche il museo, il direttore generale dei musei di Berlino aveva deciso di distruggere tutta la collezione dei gesti storici ancora nel loro deposito. Si aggiungono ancora in questi ultimi anni, in tutta l'Europa, ma anche nella collezione di Berlino, storie simili, perché non vediamo solo proprio il gesto originale di un autore, ma tutte le tracce, anche la documentazione storica e di volta in volta anche del stadio che poi dopo la guerra e le varie guerre sulle catastrofe così via sono solo riprodotte ancora in questi gesti, tra di loro anche quelle del patrimonio di Atene. Volevo solo sottolineare per questo questa collaborazione vera, voi e io ci conosce pochi progetti simili a questo livello di naturale collaborazione, anche avuto la direzione illuminata, sempre illuminata, ma a parte di quello, voglio sottolineare che questo dovrebbe essere una specializzazione, una capacità, anche una competenza da non perdere dopo l'esito di quel progetto che ha fatto. Grazie. Grazie. È davvero, siamo al terzo anno, ma è veramente un'avventura affascinante e che spero possa avere altri sviluppi. Tra l'altro, ecco,
di nuovo complimenti ancora a Pier per l'intervento e a come è stato condotto, perché il gesso tanto è fedele nella riproduzione del, diciamo, degli aspetti più epidermici del cosa, tanto è delicato perché è così soffice, così, così morbido, per cui è facile intaccarne la superficie, e allo stesso tempo è così poroso per cui anche, diciamo, l'uso dei solventi è particolarmente complesso. E qui di nuovo l'uso del laser, grazie con la collaborazione con Supsi, che ha l'attrezzatura adatta, è stata di nuovo una sinergia diciamo, di competenze, di attrezzature, che ha dato veramente buoni frutti. Il programma ora prevede una boccata d'aria al fresco. Una pausa. Dico bene, non posso più anche leggere. Sì, adesso c'è un aperitivo, sempre nel parco, e poi seguiranno le aperture della mostra curata da Marie-Thérèse Bechmann e l'installazione di Laura De Bernardi. Ah, scusatemi di nuovo, non mi si è sentita, ma vi invito a un momento di convivio nel parco. E grazie, grazie di cuore ai magnifici relatori.